Corrado Agias, buongiorno. I segreti d'Italia, questa volta tutta la storia italiana vista per cercare di indagare, ripercorsa attraverso anche come l'hanno raccontata i letterati italiani e stranieri, per cercare un segreto, anzi meglio i segreti, ma uno in particolare, quello che riguarda come ha potuto la culla della civiltà e dell'arte diventare anche il pozzo dell'incuria, è così? Sì, più che il pozzo dell'incuria direi come abbiamo voluto diventare un paese e un popolo così contraddittori, nel senso che noi stessi non sappiamo bene e all'estero ancora di meno chi siamo. Siamo il popolo del paese della criminalità, del degrado, del sottosviluppo, delle strutture che non funzionano, o siamo il popolo della moda, del design, della cucina, del vino, della Ferrari, eccetera? E questa è la domanda che ci portiamo appresso. Ecco, eppure quello sguardo straniero è stato anche fondamentale per l'identità italiana e per la fama, in qualche modo, della civiltà e della cultura italiana. Oggi siamo sottoposti, diciamo, allo sguardo della Bundestag sull'Italia, che però forse ancora risente di quel pregiudizio positivo e negativo. È così, noi abbiamo la maledizione di essere un popolo interessante, perché l'attenzione che ci è stata data attraverso i secoli deriva soprattutto dall'enorme, dall'immenso patrimonio paesaggistico e artistico che abbiamo, ma l'attenzione è stata a doppio taglio, perché nello stesso tempo siamo stati molto apprezzati, valutati e molto disprezzati. Abbiamo conosciuto, come lo spread in questi giorni, in questi mesi, abbiamo conosciuto estremi picchi vertiginosi verso l'alto e verso il basso. Ecco, ma i letterati nel libro, c'è una raccolta, un racconto dell'Italia attraverso anche come è stata raccontata letterariamente da italiani e stranieri. Ecco, la letteratura ha una possibilità in più rispetto alla storia, alla sociologia, alla storia dell'economia, di capire questo segreto italiano? La letteratura sicuramente è una grande testimone di ciò che accade, non soltanto nell'animo dei protagonisti, ma anche nelle vicende che fanno da sfondo. Poi ovviamente ci sono i romanzi storici che addirittura parlano solo di quello. Ma io la ringrazio per aver usato la parola racconto, perché è esattamente lo scopo che mi ero prefisso, cioè di raccontare quello che c'è su alcuni momenti, alcuni personaggi e luoghi che abbiamo vissuto, attraversato, conosciuto, come un racconto, perché io non sono uno storico e quindi mi sono basato sulla forza di testimonianza che il racconto ha, e nelle pagine letterarie che richiamo, e mi auguro anche un po' in quello che racconto io. Ecco, ma c'è un luogo tra i tanti, un'area, una parte d'Italia che tra i tanti, diciamo così, è l'Italia come dovrebbe essere, secondo Corrado Augias, o l'Italia non sarebbe se non fosse questo contrasto di luci e ombre? È la seconda che ha detto, nel senso che l'Italia è proprio nelle immagini contrastanti di tante città e luoghi che prende in considerazione: Milano, Venezia, Roma, Napoli, Parma, Assisi, Palermo, no? Dove vengono fuori dei racconti assolutamente contrastanti. Pensi lei, il misticismo, mite, etereo di Francesco in Umbria, ad Assisi e in Umbria, e il poderoso senso della morte, non parlo mai della mafia, ma proprio del senso della morte storicamente consolidato che c'è a Palermo. Oppure pensi allo slancio di Milano e dell'Italia negli anni che sono seguiti alla fine dell'ultima guerra, e pensi al fiacco scoraggiamento di oggi. Sono due momenti che non hanno nulla in comune. Ecco, so che è una domanda, diciamo, difficile e tagliente, lo chiedo al cittadino Corrado Augias, ma baratterebbe questa ricchezza culturale e artistica prodotta appunto anche dalle ombre per la tranquillità danese? Mi lascia senza parole. No, francamente io non rinuncio. Quello che mi augurerei è che fossimo un po' più consapevoli di questa nostra identità, nonostante tutto. E di questa nostra ricchezza, comunque ripercorsa in tutte le sue sfaccettature attraverso appunto i tanti racconti che si sommano in questo lungo racconto che è I Segreti d'Italia, pubblicato da Rizzoli e scritto da Corrado Augias. Grazie per essere stato a Soul Food a Radio Capital. Grazie a voi, buon lavoro. Grazie.